siamo alla nostra quarta P e quindi sono rimaste poche storie, le abbiamo più o meno distribuite. La quarta P è la P di pace. E la P di pace, qual è l'obiettivo che porta dentro? È quella di promuovere società pacifiche, società realmente inclusive, società giuste. Tutte queste parole, tutta questa spinta, io l'ho trovata ovviamente anche in altre, ma come spinta principale che è emersa al primo sguardo, alle prime parole, l'ho trovata nella storia di Palm, che ci è stata raccontata da Primo Barzoni. Primo ci ha parlato di armonia, ecco, pace come armonia, in questo senso una società più giusta, più inclusiva, più armonica, che mette in armonia tutto quello che ho intorno. Il passato con il presente e con il futuro, le radici con l'innovazione, persone che fanno azienda con persone e situazioni che azienda non fanno. Barzoni, quindi Palm, fa impresa e mette insieme l'economia, mette insieme l'ecologia, mette insieme la comunità. Questa è la finalità di Palm. Vive da 40 anni questa azienda, promuove economia generativa, economie non estrattive delle risorse forestali. Quindi questo è un po' il suo, come dire, il suo focus, il suo core business, ma al tempo stesso sostiene modelli di sviluppo sociale, esiste la falegnameria sociale, esistono progetti di inserimento di persone con diverse abilità, esiste tutta una serie di attività che davvero mi hanno fatto inserire Barzoni e Palma proprio nel come si può fare impresa in armonia e da imprenditori andare ad incidere su quel peace, su quella pace. È così. Sì, devo dire, questa è una storia che a me è piaciuta tantissimo, la storia di Palm, e credo che la collocazione diciamo, nella dimensione PIS sia veramente giusta, corretta. Perché, vabbè, in questa storia c'è tanta forza generativa, no? Che viene da lontano, no? E che è stata distribuita su più fronti. E poi c'è stato un modo di raccontare. Se non l'avete ascoltata, vi direi andatela ad ascoltare, perché veramente è un modo, c'è cioè una naturalezza, una semplicità, un modo di stare nel flow, no? Di stare nel flusso, di trasformare a ogni passo quello che c'era, no? Di mettere, come dice appunto Barzoni, l'anima, no? Dentro il prodotto, no? Dentro il pallet, che ti dà proprio un senso di armonia, di conciliazione, di pace. E questa è, vedete, l'albero, perché di legno parliamo, no? Quindi non poteva che avere questa forma, la sua, diciamo, la sua nuvola di parole. Troviamo alcune parole che veramente ci restituiscono tanto del senso, no? Di questa storia che ci ha raccontato. Vedete, era, è la parola più grande, era, è questo collegamento con il passato, Con il passato che diventa una forza positiva, no? Una forza positiva, una forza propulsiva, ma che diventa una forza che non vuol dire un ancoraggio, no? Diciamo, a degli elementi del passato, ma invece una forza valoriale che appunto va alla radice di questa storia. Poi vediamo il sociale, che è un altro elemento, no, Sì, molto di fortissimo. impatto, né? E il fatto, la concretezza, no? Cioè una storia di grande visione e di grande concretezza, questa che ci ha portato Palm. E qui una cosa che mi colpisce, Anna, è che non c'è un non. Il non che abbiamo trovato in tante storie Vero, prima, non c'è manco piccolo. Se tu lo vai a cercare, non lo trovi il pazzesco, non, è no? vero, è Perché vero. non c'è stato bisogno di Non c'è contrapporsi, c'è stato stato bisogno. un flusso, no? Diciamo, un portare avanti, un rivedere, E la cosa, no, che diciamo, il modo in cui ha chiuso questa sua conversazione mi è rimasto impresso, perché lui che è così legato all'era, no, in senso positivo, al passato, ha chiuso dicendo che sta facendo un piano industriale, ti ricordi, Anna, Certo, no? In cui vuole guardare il futuro, ecco, con gli occhi dei giovani, no? Cioè, assolutamente. quindi dire, agendo la sostenibilità forse nel modo più nobile, no? Che vuol dire il rispetto anche di un modo nuovo, diverso di vedere, no? Il proprio business, È così. nel rispetto della strada che lui stesso ha tracciato. Però devo dire, è il PIS, veramente È il Palm PIS, PIS. sì, Primo Barzoni è proprio rappresenta il PIS, assolutamente.